Amici di Onda Libera TV, siamo qui nella sede Ampi di Fano, nella sede Le Dantinori, dove si è appena concluso l'intervento di Diego Fusaro che ha presentato il suo libro Bentornato Marx, Filosofia e Capitalismo. Ecco, siamo con il rappresentante del movimento Radical Socialista, che è uno degli organizzatori dell'evento. Allora, come mai questa scelta? Sia come Ampi che come Movimento Radical Socialista credo che ci sia un punto in comune fondamentale, che è quello della libertà. E Diego Fusaro, nella sua interpretazione di Marx, ha messo questo concetto di libertà al centro della sua interpretazione. Cioè libertà come liberazione da ogni tipo di sfruttamento, di alienazione, di estraneazione che vediamo in questo mondo reale, economico, eccetera. Per questo ci sembrava interessante, sia come Ampi che come MRS, invitare lui. Oltre a questo, naturalmente, per il fatto che un giovane di 30 anni, che ha già alle spalle 10 libri pubblicati e tante altre iniziative editoriali, e ha portato la filosofia a un successo editoriale, in testa alle classifiche di vendita dei libri, ecco, già questo di per sé era un motivo per invitarlo a Fano, e abbiamo approfittato del suo giro in questo momento nelle Marche per averlo ospite anche qui da noi. Bene, è stata sicuramente un'iniziativa molto riuscita, c'è stato un folto pubblico che è intervenuto a più riprese e speriamo, insomma, che questa iniziativa, insomma, possa dar seguito a un discorso che, diciamo, riqualifichi un po' il pensiero di Marx, perché qui sembrava un po' abbandonata questa cosa. A parte la riqualificazione, la ripresa del pensiero di Marx, la ripresa di un pensiero critico nei confronti della società in cui viviamo e la ripresa della cultura, della filosofia. Qualcuno ci ha detto ieri, in attesa di questo incontro, grazie perché ridate sostanza in un mondo così banale e ci vuole questa... per me è stato un grande complimento e speriamo che sia l'inizio di una serie di appuntamenti in cui possono venire filosofi, pensatori. Qui l'Ampi è sempre molto aperta da questo punto di vista e quindi è promotrice di queste iniziative culturali e questo lo vuol fare anche in piccolo MRS, e quindi questo è un contributo che noi diamo. Ecco, tanta gente oggi penso abbia, si è visto degli applausi, abbia gradito l'iniziativa, quindi speriamo di continuare in questa direzione. Siamo con Paolo Pagnoni, il presidente dell'Ampi di Fano, è uno degli organizzatori dell'incontro con Diego Fusaro. Incontro riuscitissimo, folto pubblico, malgrado l'orario, diciamo, un po' strano per queste iniziative, e poi pubblico attentissimo e un sacco di interventi molto interessanti e molto costruttivi. Guarda, voglio dire una cosa. Intanto ringrazio Giancarlo Iacchini, che è stato in prima persona colui che ha contattato e organizzato questo incontro. Ma questa dimostrazione che c'è veramente bisogno di sinistra, c'è bisogno di parlare di sinistra. Il fatto che questa mattina, sabato 26 luglio, alle 10, con un sole che fuori a 40 gradi, ci fossero oltre 50 persone qui a seguire l'incontro con questo filosofo che probabilmente oggi è uno dei più significativi che abbiamo, credo che sia veramente un segnale di grande importanza. Quindi un presidio democratico come quello dell'Ampi, qui a Fano, nella sezione Le Dantinori, non poteva non essere disponibile a dare uno spazio a un incontro come questo. Bene, e in programma ce ne saranno altri incontri simili? Allora, proprio questo discorso di diciamoci qualcosa di sinistra, che abbiamo iniziato lo scorso anno invitando qui il professor Raffaele Mantegazza, che ha parlato di pedagogia e resistenza, seguito da un personaggio come Vincenzo Impastato, fratello di Peppino, ha parlato di legalità democratica. Del quale abbiamo trasmesso l'intero intervento. Esatto. Oggi l'intervento di Diego Fusaro. Io mi auguro che nel futuro possiamo continuare ad avere appuntamenti di un livello così alto, perché credo veramente che, e oggi ne abbiamo avuto la conferma, ci sia un grande bisogno di ascoltare qualcuno che sia in grado di darci una spinta, uno stimolo e convincersi che è fondamentale continuare a resistere. C'è un grande bisogno di cultura, diciamo, in generale. Sicuramente sì. Amici di Onda Libera, un saluto.